Ecco, questo è Manuel Demetrescu. Ho invitato un po' tutti gli artisti a raccontare. Mi farebbe piacere anche per te che ci dessi una testimonianza di questa sala e delle cose che sono esposte e probabilmente di tutto quello che ci potrei raccontare tuo padre, di tutto quello che ho visto, che poi è portato anche degli arazzi per queste cose. Sono particolarmente contento e volevo ringraziare per la splendida organizzazione in primo luogo. Non poteva essere più adeguato il titolo di Sacrificio e Silenzio per una mostra in cui fosse confluita Via Crucis Atomice. In effetti il sacrificio e il silenzio oggi sono due aspetti della vita dell'uomo che sono molto scartati. La tecnologia in questo non ci aiuta. Il sacrificio è qualcosa che la tecnologia cerca di comprimere, di togliere, di allontanare, ci rende la vita comoda. E ugualmente il silenzio a volte nella società dell'informazione può sembrare come un'assenza di informazione, può sembrare qualcosa che non sta funzionando correttamente. Quindi il sacrificio e il silenzio sono in effetti due grandezze che possono essere riscoperte. Come possono essere riscoperte? Come si può trovare un punto di ripresa? La Via Crucis, che è un percorso iniziatico verso la salvezza, la morte e la risurrezione, ha in quest'opera di Camilla Demetrescu quattro personaggi che camminano parallelamente verso un destino. C'è il Cristo, c'è l'uomo contemporaneo, che sono messi in parallelo, e c'è anche Caino e Abele, che sono due prototipi nella società culturale giudaico-cristiana, due prototipi dei fratelli nemici, dei fratelli che si uccidono. E in questo l'uomo contemporaneo, il Cristo, e Caino e Abele sono molto simili come prototipi. L'uomo che rifiuta Cristo, Cristo che bacia l'uomo, Caino che uccide Abele, Abele che cerca di riappacificarsi con l'uomo. Quella che potete vedere qui è una Via Crucis di 14 stazioni più una. C'è infatti la risurrezione, elemento fondamentale per chiudere il ciclo di nascita, morte e rinascita. Accanto a questa mostra avete una serie di opere che non fanno parte della Via Crucis. Sono due arazzi e una deposizione, un quadro più antico della mostra stessa e che vedete qui alla mia destra. Questa deposizione è un'opera che precede cronologicamente la mostra e la rende possibile perché Camilla Demetrescu, che in patria, in Romania, prima di fuggire nel suo esilio politico, faceva arte di regime, era costretto a fare arte di regime, realismo socialista, venuto in Italia finalmente può liberare la propria anima e fare arte astratta, l'arte del proprio tempo. Ma un giorno, nel momento in cui entra San Quirico d'Orcia dentro quella splendida chiesa e vede il crocifisso e vede quella mano crocifissa in tutta la sua potenza espressiva, si rende conto che per poter incarnare la rivelazione è necessaria una parte di figurativo importante, perché se Cristo si è fatto, se Dio si è fatto carne, è strano andarlo a cercarlo in forme astratte quando lui è venuto incontro a noi. In questo senso inizia una ricerca formale importante che da questa deposizione, che è la prima opera del figurativo, in cui ancora si sente un forte colore astratto, si arriva piano piano allo studio delle mani, poi dei volti, delle figure, e poi dopo viaggi e viaggi, più di 250 chiese disegnate capitello per capitello, portale per portale, in tanti viaggi, diventa simbolismo romanico riscoperto. E quindi tutte le opere che voi potete vedere, è difficile accedervi, in Vaticano, in Sala Nervi, un ciclo di grandi arazzi fatti negli anni 90, sono tutto il risultato dello studio iconografico che in parte qui vedete. Simboli che vivono nella vita dell'uomo. Un'ultima cosa che vi voglio dire, e poi credo che è giusto che vi godiate un po' la mostra, è che questa mostra non ha come autore solo mio padre. Quest'opera, essendo una Via Crucis,
ha come autore colui che ha compiuto per primo questo cammino, ossia Cristo. È il contenuto che è molto forte e più forte della forma. Una Via Crucis è sempre questo, è un contenuto molto forte che traborda. E poi quest'opera è nata perché dei giovani hanno fatto delle domande specifiche a mio padre rispetto a determinate tematiche sulla caduta dell'uomo contemporaneo. Il XX secolo si è interrogato, molti intellettuali del XX secolo si sono interrogati sulla caduta dell'uomo, sui motivi, perché la deriva. E i giovani hanno fatto molte domande al riguardo, quindi tra gli autori di quest'opera ci sono quei giovani che hanno bombardato di domande mio padre in tutte le mostre che lui faceva. Manca una cosa, l'ubbidienza. Tra parentesi mettici la prossima volta che fai questa mostra. Sacrificio, silenzio, ubbidienza. A chi? Ubbidienza a Dio, perché Gesù ha dimostrato che ha ubbidito fino all'ultimo momento. Ci siamo. Ok? Ci siamo. E nell'altra sala potete vedere un breve audiovisivo di 20 minuti sul restauro della pieve romanica in cui tutte queste opere sono state fatte. L'inizio e la fine di questa mostra è la deposizione e il filmato. Questi sono l'inizio e la fine della conversione di mio padre al cristianesimo e soprattutto a un'arte incentrata sul sacro e in difesa del sacro. Grazie, grazie. Adesso per solo un ringraziamento forte perché Canidian è morto il 6 di maggio e questa è la prima mostra in Italia fatta con le opere di Canidian. Ti ringrazio molto. Grazie.